Questo programma è offerto da De Caro Caffè, Caseificio Gioia, Just British, Coviello Vernici, WeWork, www.weworkpoint.it. Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Ruggito Nero Verde, la trasmissione che vi guida alla scoperta del mondo bitonto. Tanta carne al fuoco in questa puntata, siamo reduci da due partite che purtroppo per la formazione di Valeriano Loseto si sono concluse con altrettante sconfitte. Sabato scorso lo 0-1 casalingo contro la Paganese nell'anticipo di campionato e ieri l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D per mano della Fidelis Andria, vittoriosa per 2-1 nel derby pugliese disputato allo Stadio degli Ulivi. Ci proietteremo verso la prossima partita domenica alle 15 allo Stadio 21 Settembre Franco Salerno di Matera per un derby appulo lucano tutto da vivere. Andiamo però a vedere le immagini della partita contro la Paganese e poi ne parliamo con due graditissimi ospiti. Altra partita stregata per il Bitonto, con la Paganese che resta imbattuta in campionato e un errore sesquipedale del giovane portiere senegalese a spaccare il match. Ma è il gioco dei nero-verdi tutto che non convince. Per mister Valeriano Loseto, guardia Paliander, Lobianizze baluardo arretrato, con Gianfredo e Tangorre, Clemente a Campora in mezzo, a frangere l'incursione altrui a Crertrame, Stasi stantuffo irresistibile a sinistra e Figlioli e Tedesco bellicosi davanti. Il collega Govino le indovina tutte, con De Feo sentinella di Pinestro, Coquen guastatore nel mezzo, Orefice e Mancino a svariare in attacco. Le canoniche fasi di studio durano un quarto d'ora, poi ricamo bitontino sulla sinistra, Tedesco entra in area e spara, piede salvifico di Pinestro, siluro di Clemente, alto. Minuto 21, da fallo laterale stacco di Figliolia fuori misura. Al 22esimo folgore di Coquen dal limite, vola e respinge Diamé. Allo scadere uscita fantasiosa di Diamé che comunque sbroglia una situazione che si stava facendo intricata. L'intervallo, incredibilmente, rammollisce Leoncelli e dopo pochi secondi voragine difensiva dei padroni di casa. Orefice aggira pure Diamè e manca il bersaglio grosso. Qualche istante Diamè plana sui piedi di Porzio e sventa un'altra occasione azzurro stellata. Stassi duetta con Grumo all'ottavo e però calcia flebile. Il momento cruciale è il 24esimo. Cross rasoterra da sinistra di Mancino e colpo di tacco chirurgico di Diamè che manda il cuoio nel sacco ed è vantaggio campano. Dopo la mezza a Campora imbecca Tedesco ma Pinestro in uscita coraggiosa sventa. Subito dopo il mediano Fulvo vede rosso e lascia i suoi in 10. Ad un sospiro dal triplice fischio di Matina di Palermo, Faiello dai 20 metri centra la rete, però quella di protezione. Al quarto di recupero manicomio in area Paganese, ma il direttore di gara resta purtroppo afono. La compagine leonina rimane così impegolata in zona play-out. I napoletani si avvicinano alla vetta pieni di giusto entusiasmo. Bene, abbiamo visto le azioni salienti della sconfitta del Bitonto per 1-0 per mano della Paganese nell'anticipo di sabato. Vado a ringraziare WeWork che ci ospita per questa puntata e ringrazio Danilo Mingirulli per l'assistenza alla parte tecnica e a questo punto vado a introdurre quelli che sono i miei compagni di viaggio per questa puntata, un habitué ormai del Ruggito Nero Verde, Mario Sicolo, direttore del Da Bitonto. Mario. Un caro saluto a te, ottimo Massimo Vincenzo, e a tutti gli amici che ci seguono dal Terrago. L'altro graditissimo ospite che ritrovo con grande piacere, un ottimo collega e un amico, ed è Antonio Mutasci dell'ufficio stampa del Matera. Antonio, ciao. Buonasera. Bene Mario, tu sei stato testimone della partita persa dal Bitonto per 1-0, abbiamo sentito il tuo racconto del pomeriggio
di sabato scorso. C'è stata poi l'eliminazione per mano della Fidelisandria dalla Coppa Italia. Tra poco sentiremo anche le parole di Valeriano Loseto e le commenteremo insieme, mentre prego Antonio di pazientare qualche minuto perché con lui entreremo nel vivo della partita di domenica in quella di Matera. Però ecco, in attesa di ascoltare le parole di Valeriano Loseto, ti chiedo Mario che diciamo, qual è il tuo bilancio, qual è la tua diagnosi dopo queste due partite? Vincenzo, nonostante le due partite abbiano avuto un esito negativo per i Leoncelli, sono molto differenti tra di loro. Tanti motivi, innanzitutto perché la Paganese, che pure ha un po' l'Antonucci, in realtà non è che fosse una squadra tanto trascendentale, sia nei singoli sia nel gioco, nonostante comunque abbia fatto questa partita e abbia portato a casa i tre punti. E dall'altro invece, nell'impegno di Italia mercoledì, la squadra avversaria era un'usta di gloria, aveva una rosa decisamente prestigiosa e di grande valore tecnico e, se vogliamo, anche tattico, visto che comunque Parigi ha scafato mister di categoria. Erano due impegni differenti, ripeto, l'esito è stato positivo in ambito i casi, però l'approccio dei neroverdi è stato completamente diverso. E spiego adesso perché. Nella partita con la Paganese abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove probabilmente è mancato soltanto il gol, e poi un secondo tempo svuotato di energie, di forze, inspiegabilmente peraltro, lì dove comunque il gol avversario è avvenuto per un mero episodio sventurato per i colori neroverdi. Mentre nella partita di Coppa Italia è una storia completamente differente, perché l'approccio, la compagine veramente differente, e veramente finalmente hanno lo spirito leonino davvero da tanto, probabilmente la prima giornata dopo il gol di Tedesco, la squadra guidata da mister Rossi e da Roccata in difesa, senza neppure di tanto la vittoria dalla terra campana. Quindi tant'è che a dimostrazione che la vispugnante ritrovata ha caratterizzato la squadra guidata dal tecnico Barese, ci sta il fatto che abbia segnato in pieno recupero e si è reso pericoloso nel secondo tempo, lì dove la Fidel, dopo essere in vantaggio due volte, che dovesse fare un solo boccone dei Leoncelli, e invece così non è stato. Hanno reagito nonostante anche l'età abbastanza verde di gran parte dei componenti della compagine bitottina, e ha reagito molto bene, dimostrando finalmente quella fierezza che sembrava perduta. Bene, ma andiamo a sentire le parole di mister Valeriano Loseto al termine della partita persa dal Bitonto contro la Fidelisandria ieri allo Stadio degli Ulivi. E la Fidelisandria, ad aggiudicarsi il derby di Coppa Italia Serie D al degli Ulivi contro il Bitonto, finisce 2-1 per i biancoazzurri, un match ricco di emozioni e occasioni, con il tabellino tornato in bilico proprio nel recupero finale con la rete dei neroverdi quando l'Andria conduceva 2-0. Mister Farina schiera un 4-3-3 con ampio turnover, in porta l'esordiente Fratti, Sciaudone a centrocampo dal primo minuto, in avanti Tridente, Burzio, Jefferson, Martinez. Stesso modulo per Valeriano Loseto, ex di turno, che mette in campo gran parte dei suoi titolari, attacco affidato a Mariano, Figliolia e Palazzo. Il match del degli Ulivi si sblocca dopo 6 minuti, ripartenza fulminea della Fidelis, aperta e chiusa da Martinez, assist di Burzio e 1-0. Al 17esimo l'occasione per il raddoppio, Martinez prova a ricambiare il favore a Burzio, ma il numero 9 biancazzurro trova la deviazione di Tarolli. Ancora gli andriesi pericolosi al 22esimo, ma Sciaudone davanti alla porta apre troppo il destro, passano 2 minuti e la Fidelis raddoppia. Calcio d'angolo battuto da Bottalico, Telera di testa, sigla il 2-0. Il Bitonto è in affanno e ci prova al 28esimo con la punizione mancina di Mariano, traiettoria di poco alta, un giro di lancette e i neroverdi arrivano vicini al gol, azione insistita, doppia conclusione, prima Mariano, poi Palazzo, la Fidelis si salva con Fratti e Riefolo. Al 32esimo ci prova anche Grumo, tiro alto di poco, buon momento per gli ospiti, ma il punteggio regge fino all'intervallo. La ripresa vede un Bitonto più alto a caccia del gol che
potrebbe riaprire la partita al quarto corner calciato da Palazzo. Gianfreda di testa sfiora l'incrocio dei pali. Al 20° si mette in luce l'esordiente Fratti. Tedesco a botta sicura, il giovane portiere gli dice di no. Dopo un inizio lento la Fidelis si riporta in avanti. 23° sgroppata di Donida, passaggio per Martinez, traversone nel mezzo, Scaringella, ci arriva Mattarolli, fa muro, l'azione prosegue, ci prova anche Burzio, ma il risultato non cambia. Ancora Fratti, protagonista al 26°, questa volta sulla conclusione a giro di Palazzo. Al 31° doppia chance Fidelis per il tris, errore in uscita del Bitonto, Martinez ruba palla e serve Scaringella che può calciare a porta sguarnita, Gomez salva sulla linea, poco dopo ci prova anche Sciaudone, inserimento sull'out di sinistra, conclusione, Tarolli in qualche modo allontana il pericolo. Al 37° ancora Scaringella, ma ancora una volta l'attaccante non trova la gioia del gol. Nulla di fatto al 46° anche per Sciaudone, botta di prima intenzione su angolo calciato da Martinez, pallone alto, il match sembra finire qui, ma al 49° il Bitonto la riapre da calcio piazzato, cross dalla tre quarti, Tedesco di testa infila la porta e riaccende il finale, ma non c'è più tempo, vince 2-1 la Fidelis Andria che accede così al turno successivo. Abbiamo creato qualche occasione, nonostante le abbiamo concesse anche altre, bravo Tarolli a evitare che l'Andria andasse sul 3-0, però noi ci siamo, soprattutto nel secondo tempo, ci siamo proposti, abbiamo creato e quindi questi sono segnali che la squadra è viva. Abbiamo proposto una difesa a 4 che ci ha dato buone garanzie su quello che può essere anche qualche scelta in futuro, quindi domenica dobbiamo andare a Matera e a prescindere da quello che sarà lo schieramento tattico dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo fatto oggi, perché sicuramente non tutte le squadre sono l'Andria. Ecco mister, la gara di Matera diventa una gara comunque importante per questo periodo, per questo scorcio di stagione. Per noi diventa importantissimo, è un via vai importante per quello che può essere il nostro proseguo. Affronteremo una squadra sicuramente ben allestita che fino alla sconfitta col Barletta stava facendo bene sotto l'aspetto dei risultati, ha sempre espresso un buon calcio, però noi abbiamo bisogno di punti, bisogna andare lì con una grande cattiveria calcistica, agonistica e cercare di fare quanti punti più possibile. Mario, prima di tornare da te, perché ascoltando le parole di mister Loseto diciamo gli spunti sono tanti, chiederei alla regia di mandare due grafiche, la prima con il riepilogo del turno di campionato appena disputato e la seconda con la classifica. Riepiloghiamo i risultati della scorsa giornata, dunque Bitonto Paganese 0-1, Nardò Gallipoli 3-0, Gelbison Fasano 1-2, Gravina Casarano 0-1, Manfredonia Santa Maria Cilento 1-1, Palmese Martina 3-4, Rotonda Angri 2-3, Matera Barletta 0-1 e su questo poi solleciteremo l'amico e collega Antonio Mutasci, Fidelis Andria Team Altamura 1-1. Diamo anche uno sguardo alla classifica. Comanda il team Altamura con 14 punti, segue il Martina 13 lunghezze, a 12 punti abbiamo il terzetto composto da Fidelis Andria, Paganese e Fasano, 10 punti per Gelbison e Barletta, 9 per Casarano e Angri, 8 per Rotonda e Matera, 7 per il Nardò, 5 per il Gallipoli, 4 per Gravina e Bitonto, 3 per Santa Maria Cilento e Manfredonia, chiude la Palmese a 2 punti. Fotografava prima Mario Sicolo con quanto detto proprio nei nostri studi da Simone Figlioria in occasione dell'ultima puntata, della puntata di giovedì scorso, e sicuramente la partita di Matera rappresenta un primo snodo nel percorso del Bitonto, perché è vero che di tempo per recuperare ce n'è, però è altrettanto vero che il Bitonto ha bisogno di mettere fieno in cascina per tirarsi fuori dalla zona playout e provare a risalire la china. A questo punto però direi di entrare proprio nel vivo della partita di Matera. Andiamo a vedere proprio il servizio sulla partita che il Matera ha perso contro il Barletta e poi ne parliamo con Antonio Mutasci. Ruggito Barletta al 21 settembre Franco Salerno, l'uomo della domenica e il più giovane dei biancorossi, Ettore Russo, di pregevole fattura l'acuto nel segmento conclusivo di prima frazione, su iniziativa di Mario Lungo che decide il derby Apulo Lucano contro il Matera,
Gol da tre punti per il terzino 2005, i primi nel formato trasferta per gli uomini di Ciro Ginestra, secondo successo consecutivo dopo quello casalingo con il Bitonto, terza affermazione in sei partite di campionato, prima battuta d'arresto interna invece per gli uomini di Gigi Panarelli, padroni di casa col 3-5-2, Ferrara e Prado sono i terminali offensivi, Infantino, l'atteso ex di turno, parte dalla panchina, conferma del 4-3-3 per gli ospiti, Schelotto figura indistinta nell'11 di partenza ma per un problema fisico è costretto a dare forfè, Ginestra sceglie Caputo con Russo e Marilungo in avanti, per il resto sono gli stessi gli interpreti della gara col Bitonto, non è un primo tempo scoppiettante, Caputo calcia centralmente dopo una ventina di minuti dalla parte opposta a Ferrara con la soluzione a raso terra non c'entra il bersaglio, imprecisa, in chiusura di frazione la soluzione acrobatica di Russo. Poi l'episodio che fa tutta la differenza del mondo nell'economia della partita. Marilungo cerca di seminare il panico in area avversaria da posizione decentrata. Rizzo si ritrova il pallone tra i piedi e insacca alle spalle di Della Pina. Barletta in vantaggio all'intervallo. Ti aspetti un Matera più arrembante ed intraprendente al rientro dagli spogliatoi e invece succede poco o nulla nella prima metà di ripresa. Doppia protesta dei padroni di casa allo scoccare dell'ora di gioco, ma l'arbitro in entrambi i casi lascia correre. I biancorossi coprono bene gli spazi e tengono il campo con personalità. Parte il valzer delle sostituzioni, entrano Bramati e Ngom per Marilungo e Caputo nel Barletta. Panarelli per i padroni di casa, si gioca la carta Infantino ex di turno. Matera in 10 uomini prima della mezz'ora. Ingenuità sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Cipolletta, secondo giallo inevitabile, cartellino rosso per lui. In inferiorità numerica però i padroni di casa hanno la migliore occasione di tutta la partita, Di Palma, pennella il traversone, Infantino di testa spreca una buonissima chance per il pareggio, sospiro di sollievo per il Barletta che poi prova a chiuderla ma due volte non riesce nella missione con Gom, prima esagera forse nella giocata individuale, trova la respinta del portiere avversario, poi guadagna soltanto un calcio d'angolo, resta in partita il Matera, tentativo di Lucas 2005, palla di poco a lato, conclusione di Mollica, altro 2005, mira imprecisa, l'ultima opportunità per i padroni di casa, capita a Ferrara nel quinto dei 7 minuti di recupero, ma nulla di fatto, vince 1-0 il Barletta che balza così a quota 10 punti in classifica e scavalca proprio i lucani, domenica prossima al Puttilli arriva la quotata Gelbison, il Matera invece proverà a riscattarsi sempre in casa contro un'altra pugliese, il Bitonto. Bene Antonio, abbiamo visto il racconto della partita che il Matera ha perso per 1-0 contro il Barletta, tra l'altro accomunate Matera e Bitonto da questo comune destino, chiamiamolo così, perché entrambe si sono arrese alla formazione biancorossa. Tra l'altro, piccolo excursus personale che tu ricorderai senz'altro, Barletta-Matera mi riporta ai tempi, diciamo al mio primo anno da telecronista in Serie C, una partita vinta dal Matera per 1-0 al Puttilli di Barletta, dunque risultato diametralmente opposto rispetto alla partita di quasi una settimana fa, e ricordo anche in sala stampa un mio scambio di vedute con l'allenatore del Matera di allora, che era Gaetano Auteri. Allora Antonio, ti chiedo di fotografare il momento del Matera al di là della sconfitta contro il Barletta. Che inizio di campionato è stato per la formazione della Città dei Sassi? Beh, inizialmente si è partiti con uno scossone, un piccolo terremoto, perché comunque giorni, o meglio, forse un giorno dalla partita di Coppa Italia con il Rotonda, si è ufficializzato l'addio di Ciullo, che ha fatto tutto il precampionato, tutto il ritiro dopo la bella stagione dell'anno scorso anno, però poi ha deciso di non continuare, quindi si è già andati a giocare la Coppa Italia con l'allenatore della Juniores Francesco Stasolla, e poi in settimana, quella che ha preceduto l'esordio a Fasano, è arrivato mister Gigi Panarelli, che ha preso per mano la squadra facendo in modo che iniziasse al meglio, perché fuori casa a Fasano sicuramente non era una partita facile, però il Matera ha strappato con le unghie e con i denti, con quella verve proprio del suo mister, un punto importante. Da lì è iniziata appunto la Panarelli, gestione Panarelli che ha in casa il Matera raccogliere 4 punti su quelli disponibili, subendo purtroppo in casa dei torti arbitrali non indifferenti, anche se il mister non gli piace parlarne, è stato con Langri un gol fantasma per Matera andare sotto,
e poi ribalta la partita. Ancora con Cipolletta, proprio allo scadere, ha preso una traversa che ancora sta tremando. E poi domenica scorsa con il Barletta c'erano due rigori sacrosanti, uno su Ferrara e uno su Infantino. Ma al netto di quelle che sono questi giorni arbitrali, c'è una squadra che man mano sta crescendo insieme al suo mister, perché ricordiamoci che, non avendo fatto il ritiro, questo allenatore deve sia preparare la partita durante la settimana e sia dare quei concetti di gioco che sono propri del suo modo di essere, del suo modo di allenare, del suo modo di condurre una squadra. Quindi deve fare questo doppio lavoro, e non è facile, dovendo poi preparare una partita. Restando sulla partita, appunto, una partita che tutti, anche Ginessa, ha detto che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma invece l'ha vinta lui, l'ha vinta con un gol, l'ha vinta con un secondo tempo dove, per assurdo, quando il Matera è rimasto in 10 ha creato molte più occasioni da gol rispetto a quando era in 11, per inerzia, magari per voglia, per volontà, per la spinta del pubblico, perché comunque c'è una grandissima cornice di pubblico da entrambe le parti domenica qui al 21 settembre Franco Salerno, e tutto questo però non ha portato al gol che tutti quanti si aspettavano in casa bianca-azzurra. Diceva giustamente prima che Bitonto lo scorso anno è stato un nodo importante per entrambe le squadre, e penso che in questo momento sia il momento per rigenerarsi, ripartire dopo una sconfitta immeritata per il Matera, che certamente punterà a vincere questa sfida con il Bitonto. Ecco, secondo te, Antonio, il Bitonto a che cosa deve stare maggiormente attento? So che lo chiedo naturalmente a chi, come dire, sta dall'altra parte della barricata, starà dall'altra parte della barricata domenica, ma a che cosa deve prestare maggiormente attenzione il Bitonto dal tuo punto di vista, e viceversa a che cosa deve prestare maggiormente attenzione il Matera, sempre dal tuo punto di vista naturalmente? Beh, verrebbe da dire, Vincenzo, che nulla, così Bitonto viene rilassato, viene senza quel mordente che serve in queste partite, e il Matera la vita facile. Ovviamente una battuta questa, lasciatela passare. Sarà una partita di Serie D dove tutte le palle possono essere importanti, dove gli episodi possono essere decisivi e dove non si può lasciare nulla all'avversario, perché questa partita col Barletta ha insegnato proprio questo al Matera: gli hai lasciato una palla disponibile e ti hanno fatto quel gol che poi alla fine ha deciso la partita. Quindi sia il Matera che il Bitonto devono stare concentrati per 100 minuti, perché ormai le partite durano 100 minuti, non più 90, e poi l'episodio, oppure la giocata del singolo, oppure l'organizzazione per una palla inattiva piuttosto che una bella azione di gioco potrà fare la differenza. Sicuramente il Matera cercherà a tutti i costi di vincere la partita, perché tra virgolette nel suo DNA il Matera gioca per vincere, non può tra virgolette specialmente in casa pensare ad altri risultati, e poi dopo una partita del genere dove non meritavi di perdere e hai perso, sicuramente la voglia di riscatto è ancora maggiore. Vedere che cosa ci offrirà il menù di questa giornata, e partiremo ovviamente oltre alla partita tra Matera e Bitonto: Timal Tamura Nardò, Angri Gravina, Barletta Gelbison, Fasano Fidelis Andria, Gallipoli Manfredonia, Martina Franca Casarano, Paganese Rotonda, Santa Maria Cilento Palmese. Domanda telegrafica per entrambi: che campionato vi aspettate, che scenari vi aspettate dopo questa giornata? Antonio e poi Mario. Io spero che il Matera possa riprendersi quei punti persi per strada proprio in casa e rilanciarsi, perché poi ha una trasferta molto difficile a Nardò e lì si giocherà tanto del futuro, perché comunque sono partite difficili. Poi ci sarà la Gelbison in casa nell'infrasettimanale, beh, insomma, due partite molto difficili, compresa quella con il Bitonto, sono tre, e quindi serve la vittoria, tutto qui. Mario? Sì, dal punto di vista del bitontino serve ovviamente, quantomeno, cercare di uscire indenni dal 20 settembre Franco Salerno di Matera, da un lato, e poi dall'altro, per questo campionato, beh, siamo alla settima giornata, cominceranno ad arrivare le risposte dalle squadre che realmente puntano i quartieri non più del giro
e io penso veramente alla Fidelis, al Barletta stesso, alla Tipa Altamura e in particolare a Martina. Bene, allora siamo arrivati al termine di questa puntata del Ruggito Nero-Verde. Naturalmente vi invito a continuare a seguire Radio Doppio Zero e i canali social del Bitonto Calcio per rimanere aggiornati, a partire ovviamente dalla partita di domenica ore 15 allo stadio 21 settembre Franco Salerno di Matera. Ringrazio WeWork che ci ha ospitati per questa puntata e ringrazio Danilo Mingirulli alla parte tecnica e ovviamente ringrazio Antonio Mutasci dell'ufficio stampa del Matera e Mario Sicolo, direttore del Da Bitonto, per avermi accompagnato in questa puntata e noi ci rivediamo giovedì. Ciao! Questo programma è stato offerto da De Caro Caffè, Caseificio Gioia, Just British, Coviello Vernici, WeWork, www.wework.it.